In questo video vedrete lo scontro finale dei duelli partendo da 100 life points. Come ha detto anche Proxy, ogni duello è una vittoria alla Yuma. Infatti, vinciamo sempre partendo da 100 life points e vinciamo avendo 100 life points. Lasciate subito un bel mi piace, commentate e condividete. Buona visione. Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video, sono Skilt e siamo tornati oggi sul mio canale in questo nuovissimo duello di Yu-Gi-Oh! È il terzo duello, come vi ho spiegato prima, della serie di duelli partendo da 100 life points contro mia sorella. Ovviamente utilizziamo gli stessi mazzi, ovvero Tana dell'Oscurità e Ondata di Luce. Spero che abbiate indovinato scrivendo nei commenti nel primo video chi avrebbe vinto questa sfida. Spero che questo video sia di vostro gradimento, lasciate subito un bel mi piace e iscrivetevi. Attivate anche la campanellina per ricevere le notifiche dei nuovi video e live. E notifiche eccetera, iscrizioni a tornei eccetera, nuove informazioni del canale. Potete anche così essere i primi a vedere ogni video ed essere i primi a commentare e lasciare like. Comunque vi auguro una buona visione e godetevi questo duello. A breve arriveranno anche altri duelli contro, per esempio il terzo duello contro boss 75222, e comunque altri video, altri duelli, nuovi esperimenti magari. Buona visione. Ok, siamo 2-1 per me, sta rimontando. Quarto duello, siamo ovviamente come vi ho già detto 2-1 per me. Vediamo un po'. 5 carte a testa come sempre, pari. Bim bum bam e giù. Sei pari mio, tu inizi te. Però in effetti chi inizia perde di solito per adesso, fino ad adesso. Posiziono. Madonna. Ho pescato tutte le carte? Pescato passi? Tutte queste qua e passo. Pesco. Aia. Sepoltura sciocca, mando un mostro dal deck al cimitero. Ovviamente sai già chi manderò. Faccio provvidenza finale. Quando viene attivata una carta magia, trappola l'effetto di un mostro, scarta lo stesso tipo di carta mostro. Non puoi scartare niente. Non hai niente in mano. Non puoi attivarlo. Ok, mando comunque. Oh, mando comunque lui dal deck al cimitero. Posiziono 3 carte coperte. Evoco Arima il sorvegliante malvagio. Lo offro come tributo, pesco una carta. Per l'effetto di diavolo si evoca specialmente diavolo. Aspetta, faccio richiamo. Cosa quando fa? Il tuo avversario attiva l'effetto di un mostro suo. Sì. Il tuo avversario pesca una carta. Inoltre nulla, attivazione se lo fai distruggere. Pesco, distrutto, carta coperta. Passo. Pesco. Aia, sta roba non mi piace. Passo. Pesco. Evoco. Se questa carta viene evocata normalmente, il suo attacco originale diventa 1000. Effetto rapido. Puoi offrire come attributo un mostro oscurità. Rivela 3 trappole normali dal tuo deck. Provvidenza finale. Cosa fa? Quando viene attivata una carta magia, trappola l'effetto di un mostro, scarta lo stesso tipo di carta, mostro magia o trappola, nulla l'attivazione se lo fai distruggere. Quindi questo. Devi scartare un mostro, via. Distrutto. Io a catena però, attivo, virus tomba ghignante, offro come tributo, mandi 4 carte dal deck al cimitero, si evoca specialmente Diabolos, l'oscuro re della Tana, dal cimitero. E poi per i prossimi 3 turni ti guardo le carte che peschi, tutti i mostri vengono mandati al cimitero. E io faccio corruzione oscura su tomba ghignante, quindi queste... le rimetto nella. Vabbè, potevi dirmelo. Pesco una carta. Comunque. Questo se ne va. Questo aspetta. A catena. Attivo. Stavo. Non ne ho più. Virus distruggi carte. Offro come tributo ovviamente Lilith che ha 1000 d'attacco. O inferiore perché quando viene evocato normalmente ha 1000 d'attacco. Quindi, comunque, ve lo dico in breve. In pratica, se lui si evoca perché ho offerto come tributo quello lì, tu io non posso infliggerti danno fino alla fine del prossimo turno. Ok, quindi passo perché non posso infliggerti danni. Pesco, passo. Pesco e con lui lo offro come tributo, pesco una carta. Dato che l'ho offerto come tributo si evoca specialmente Diavolo sull'oscuro, re della Tana. Io attacco 3000 quello coperto e 3000 diretti. Hai perso, ok, siamo 3-1, ho vinto. Ok, chi arriva prima a 3. Comunque, lasciate un bel mi piace, commentate, condividete, iscrivetevi al canale. Per questo video è tutto, ciao. Addio. A tutti. Yeah, here we come. Here we come. Here we come. Here we come.